I carabinieri delle compagnie di Giugliano in campagna di Cavaro hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, direzione distrettore antimafia, a carico di 13 persone, di cui 11 sottoposte alla custodia in carcere, 2 al divieto di dimora in campagna, ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei delitti di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsioni e tentate estorsioni, detenzione e porto di armi, detenzione a fine di spaccio di droga, delitti aggravati dal metodo mafioso. In particolare dalle indagini sarebbe emersa l'operatività di un sodalizio di tipo camorristico operante sui territori di Frattamaggiore, Frattaminore e zone limitrofe che, agendo in contrapposizione armata con altri gruppi criminali per imporre la propria egemonia, avrebbe posto in essere una lunga serie di attività illecite, agendo anche in danno di imprenditori e commercianti dai quali avrebbe preteso il pagamento di somme di denaro per consentire loro il prosieguo dell'attività lavorativa. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi i mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.